Andiamo a conoscere ora Sandra Scaroni. Buonasera Sandra, come va dopo questa meravigliosa sfilata? Stanchissima ma felice perché in questa occasione abbiamo avuto l'occasione di poter parlare di Made in Italy. Secondo me il Made in Italy è molto importante e ce lo stiamo scordando ultimamente. Stiamo diventando un po' tutti esterofili e questo non va bene. Dobbiamo ricordarci che siamo artisti da sempre e quindi dobbiamo cercare di far trionfare il Made in Italy. Io nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio. Disegno gioielli, disegno fedi nuziali e ho cercato di, dopo 100 anni, che la mia famiglia ha una tradizione, vanta 100 anni di presenza sul territorio, e noi abbiamo cercato di coniugare la tradizione e l'innovazione, cercando di reinventarci ogni giorno, cercando di non avere paura dei nostri sogni, ma di portarli avanti e trasformarli in realtà. Io ho voluto, nell'occasione delle fedi, catturare tutta la poesia di un amore e trasportarla in un anello nuziale e forgiare con i nostri sentimenti con la forza dell'oro e dei diamanti. Ecco, ho voluto catturare tutta la poesia. Ogni mia creazione non è solo un vesto estetico, ma contiene un messaggio, e questo è molto importante, specialmente ispirati alla natura. Questa sera ho presentato i miei gioielli della collezione Abissi, ispirati alla barriera corallina, dove appositamente ho lasciato il pezzettino di corallo naturale per far vedere che la vera artista è la natura, alla quale io mi ispiro e con le mie creazioni. I chakra, ispirati ai punti energetici, le fedi nuziali e naturalmente tutto realizzato rigorosamente in Italia, da me disegnati, da me brevettati in Italia e realizzati in Italia.